oggi per tutta la giornata si è svolta in Piazza del Popolo la festa del volontariato per permettere alle associazioni di farsi conoscere a tutta la cittadinanza. Noi abbiamo fatto un giro per permettervi di conoscerne almeno alcune in maniera più particolare. Giuseppina, presidentessa dell'associazione Ravenna Belarus, di cosa si occupa la vostra associazione e quanto è importante essere qui quest'oggi alla festa del volontariato in Piazza del Popolo? La nostra associazione si occupa di accogliere nelle famiglie ravennati, in questo caso, dei bambini che vengono dalla Bielorussia, orfani oppure orfani sociali provenienti da famiglie disagiate che non hanno quindi una famiglia o qualcuno su cui fare riferimento. Questo è proprio il nostro obiettivo, diventare dei punti di riferimento, dei depositari della loro memoria storica, esserci comunque ovunque al di là della distanza. Vengono accolti nelle nostre famiglie, vengono seguiti in Bielorussia e quindi l'importanza della rete si capisce immediatamente. Non può esistere un progetto che vive soltanto in Italia come non può vivere soltanto in Bielorussia. La stessa cosa è che le associazioni si devono integrare tra di loro ed esiste una rete e l'importanza di una giornata come oggi è proprio questa: conoscerci tra di noi, trovare le risorse, metterle insieme e finalmente cominciare ad operare con un disegno che ci vede uniti nel rispetto, in questo caso dei minori, ma di quelle nicchie di povertà, di bisogni, di necessità, di diritti personali che poi fanno del mondo del volontariato e di una società come Ravenna una città Ravenna accogliente. Sante, buongiorno, tu sei il presidente dell'associazione Marinando, ci racconti di cosa vi occupate e anche quanto è importante per anche le nuove associazioni avere una possibilità come quella di oggi di farsi conoscere dai cittadini. Dunque, noi come Marinando facciamo vela per le disabilità a 360 gradi, nel senso che noi curiamo la disabilità psichica, sensoriale e fisica. Utilizziamo vari tipi di imbarcazioni, questa che è alle mie spalle è un'imbarcazione Dream, che è una barca che viene usata per le disabilità fisiche, mentre per le disabilità psichiche utilizziamo delle imbarcazioni più grandi perché lì necessita il gruppo e diciamo l'insieme, quindi lì viene esaltato quello che è il rapporto di gruppo e di insieme tra le utenze. Marinando è Marinando Ravenna non è moltissimo che a Ravenna è presente, è presente a Rimini già da qualche anno. Stiamo lavorando a questo progetto che si chiama Una vela per amico sulla rotta dell'integrazione, dove, per citare qualche numero, abbiamo circa 50 bambini di disabilità psichica e sensoriale e circa 20 ragazzi paraplegici che escono sulle nostre attività. Contiamo di poter diventare un punto di riferimento nel porto turistico del Marinara Ravenna, di Marina di Ravenna, per quello che è la nautica per la disabilità e questo non pregiudica il fatto che comunque potremmo diventare anche un punto di riferimento sul turismo accessibile a Marina di Ravenna. Marinella Gondolini, presidentessa di Città Meticcia, di cosa si occupa la sua associazione e anche l'importanza di una giornata come questa per tutte le associazioni che si occupano di volontariato per farsi conoscere e per insomma diffondere un pochino i loro messaggi? Dunque, noi ci occupiamo di immigrazione, e immigrazione riferita soprattutto a donne e a bambini immigrati, cioè i soggetti più deboli. Abbiamo due dopo scuola, uno estivo che si chiama La Scuola Sotto gli Alberi, quest'anno abbiamo avuto 46 bambini e poi abbiamo un altro invernale, sono di sostegno ai compiti, perché i bambini che vengono da fuori hanno un peso tremendo su di loro, devono mediare sempre tra due culture, quella da dove vengono, questa e la cultura dei genitori e la cultura che abbiamo noi qua. Poi abbiamo uno spazio per le donne dove insegniamo loro l'italiano, corsi di alfabetizzazione, di informatica, di cucina anche, di cucina romagnola, e questo piace moltissimo, tanti lo vedono come il massimo dell'integrazione. E poi corsi anche di cucito, e poi abbiamo anche presso l'emeroteca della Casa delle Culture, dove noi, che ci sostiene, dove noi siamo, abbiamo anche i giornali, almeno una decina di giornali stranieri, giornali di tutte le parti del mondo, giornali arabi, filippini,
filippini oppure polacchi, abbiamo anche dei libri, insomma cerchiamo di, ecco, operiamo in questo modo, cerchiamo di essere molto aperti, aperti nel senso che possono partecipare alle nostre iniziative e in genere le facciamo, poi lo vedete anche qui, noi non siamo noi, siamo noi insieme alla signora Arma, insieme a una ragazza della Sierra Leone, insomma noi siamo città meticce, siamo meticci, nel senso ci mescoliamo con gli altri e questo è il senso dell'integrazione, fare delle cose insieme. Stefania, presidente dell'associazione Il Peso della Farfalla, di cosa vi occupate voi in particolare? Dunque, noi ci occupiamo di tutto quello che è il disagio correlato a peso, cibo e corpo, quindi a non solo la patologia relativa, ripeto, all'alimentazione, ma soprattutto il nostro intento è quello di fare della sensibilizzazione, soprattutto della prevenzione nei confronti del mondo dell'alimentazione, a partire dal bambino, quindi vedi obesità infantile come problematica principale, ma tutte le patologie correlate all'alimentazione, quindi celiachia, diabete e via dicendo. Voi siete un'associazione nuova, nata da poco. Sì. E una giornata come questa quanto è importante per le associazioni nuove, oltre a quelle che magari già sono consolidate, già sono conosciute dalla cittadinanza? Una giornata come questa per noi è assolutamente fondamentale, lo dice il fatto che è una delle primissime volte che noi ci esponiamo e ci presentiamo alla popolazione a Ravenna e quindi per noi è davvero davvero molto importante, siamo molto grati ovviamente alla Consulta che ci dà questa opportunità proprio perché cioè non per ultimo per i nostri contenuti non siamo un'associazione che si può presentare in maniera sempre ludica, sempre divertente e quindi in questo contesto assolutamente riusciamo a presentarci, insomma, a venire allo scoperto. Buongiorno Cristina, tu oggi sei qui un po' la responsabile dello stand di Stella Stellina. Sì. Ci racconti di cosa vi occupate come associazione? Come associazione che nasce 3 anni fa da un'idea del nostro presidente che è un ispettore di polizia che lavorava presso Lampedusa per un periodo e che aveva iniziato appunto aiutando i bambini in Lampedusa, quindi raccogliendo materiale. Poi a seguito della chiusura, diciamo, del centro, il materiale raccolto ovviamente doveva essere impiegato e a questo punto è nata questa associazione che ha ora lo scopo di aiutare le famiglie che hanno minori e che non hanno le condizioni economiche per mantenerli, quindi prettamente persone che ci vengono segnalate dagli assistenti sociali che fanno parte di famiglie appunto con gravi problemi economici, molto spesso si tratta di persone, madri con figli piccoli abbandonate dal marito, prettamente sono queste le nostre casistiche, cui noi forniamo di tutto, dal lettino ai pannolini, alle scarpe, al vestiario, ai giochi e comunque quello che diciamo in genere serve. Inoltre questo materiale che ci viene diciamo donato da tutti, per lo più sono famiglie che a loro volta hanno bambini e ovviamente dismettono abiti, cose, oggetti, ma raccogliamo anche videocassette, di tutto. Questo materiale abbiamo pensato quando c'è l'opportunità di creare dei piccoli banchetti oppure degli stand e venderlo, diciamo, offerta libera. Questi soldi vengono utilizzati ora per aiutare dei bambini che hanno bisogno di corsi di logopedia e hanno famiglie che non sono in grado di sostenerli, per cui stiamo portando avanti questo progetto e quindi già sosteniamo dei bimbi, paghiamo loro i corsi di logopedia. Poi stiamo preparando un altro progetto per creare un po' scuola estivo per sempre famiglie che non sono in grado di permettersi di pagare le rette, visto che il comune fornisce una parte di queste rette ma non copre totalmente. Il CEIS, Centro Ravennate di Solidarietà, oggi è qui alla festa del volontariato non solo per promuovere la soluzione ai problemi di cui vi siete sempre occupati, ma anche per parlare con i genitori, esatto? Sì, esatto. Io sono Maria Rosa del Centro Ravennate di Solidarietà, settore famiglie, per cui abbiamo avuto, oltre a seguire i familiari dei ragazzi in programma, anche esperienze nell'ambito della prevenzione e mi piacerebbe parlare di questo corso che abbiamo progettato per l'anno 2010 che si rivolge appunto ai genitori dei senza problemi in fondo, no? O comunque non con problemi conclamati, ma genitori che hanno voglia di capire di più e di migliorare il rapporto con i loro figli, per cui è un corso tenuto da 2 psicologi, si svolge in 8 incontri e parla dei sentimenti, delle emozioni, di ciò che poi comunque fa parte del ruolo genitoriale e che molte volte
così crea problemi in questa relazione, no? Così forte, così intensa, e che manda i genitori un po' in crisi poi alla fine, no? Per cui è un aiuto che vogliamo dare loro.